Buongiorno amici, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Oggi mi presento già così con questa bella maschera, anche se si è seccata, tra un po' la devo togliere, perché ultimamente sono uscite tutte queste imperfezioni, ovviamente solo in questa zona, quindi non so se è una questione ciclo, se è una questione ormonale, se è una questione di mascherina, non lo so. Fatto sta che appunto sto un attimo intervenendo. Questo vlog sarà diviso in due giorni, perché riprendo un po' oggi, un po' domani, visto che domani vado a pappar sushi, vi faccio un bel mukbang lì così in diretta, e almeno iniziamo un po' con le vibes giuste. Vado a farvi vedere un bel po' di cose in realtà, perché mi sono arrivati diversi pacchetti. Allora, come vi ho già detto, ovviamente per il viaggio mi sto cominciando a portare avanti, non sono mai stata fuori così tanto tempo, quindi sono un po' preoccupata per quanto riguarda la questione outfit, vestiti, soprattutto scarpe, perché io, come vi ho già detto più volte, sono una persona che tende a cambiare le scarpe tipo ogni giorno. Vorrei essere una di quelle persone che ha tipo due scarpe, solo quelle e via. Ma comunque non parliamone questa cosa in faccia, perché non mi sembra comunque carino. Prima magari ce la togliamo dalla faccia. Ok, chiedo ovviamente quello che rimane. Ho fatto un ordine su Shane, come sempre dividono i pacchi, quindi mi è arrivato un pacchetto oggi, penso l'altro arriverà nei prossimi giorni, e sto appunto facendo qualche prova outfit, capire cosa portare, perché mi sono accorta di non avere così tanti pantaloni come pensavo. Ma ne ho preso uno, ho provato prima, bellissimo, cioè ci posso mettere tipo qualsiasi cosa, quindi sono molto contenta di questo acquisto. Ovviamente tante cose dovrò rimandarle indietro, vi faccio un video a parte. Comunque, per farvi capire, questa è la quantità di roba. Poi da Luisa Via Roma ho comprato un paio di scarpe, che sono queste qui. In realtà le avete viste su Instagram, siete tutti letteralmente impazziti. Questo qui è il marchio di uno stilista ovviamente giapponese, come si può ben intuire. E sono bellissime in realtà. Questo qui è il modello, se vi interessa. Calzano giuste, solo che sono un po' perplessa, perché per il prezzo che hanno non lo so, quindi sto ancora valutando se fare il reso o se appunto prenderle e portarle in Corea, perché io in Corea volevo portare 4 scarpe, le Crocs, le Dunk Low che ho preso, che anche quelle dovrebbero arrivarmi oggi e poi vi spiegherò bene tutta la questione, queste qui o comunque un altro paio di sneakers e uno stivaletto, che ovviamente poi vedremo bene quando faremo la valigia insieme, ma probabilmente sarà questo qui oppure questo qui alto. Quello che insomma penso mi avete visto un po' di volte anche su Instagram, cioè c'è qualche foto. Quindi sto vivendo un po' un disagio. Devo appunto capire, perché quelle scarpe non te le regalano, cioè non era il momento di fare questo acquisto, perché no, ovviamente tutto quello che io ultimamente sto guadagnando eccetera eccetera lo sto risparmiando appunto per la Corea ovviamente. Quindi spendere 300 e passa euro per un paio di scarpe non è proprio saggio, è anche per questo che sto appunto valutando. Fosse stato un paio di scarpe un po' meno costoso, le avrei tenute ad occhi chiusi. In questo caso non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Detto ciò, comunque oggi mi sono svegliata tardissimo, sono andata a dormire tardissimo come sempre. Tra l'altro qui stavo vedendo di fare un altro piccolo ordine su Shane, più che altro per i pantaloni. Comunque in ogni caso è abbastanza tardino, visto che sono le 2:30, quindi devo andare a vedere cosa mangiare. Sono arrivate le scarpe, apriamo insieme. Allora, vi racconto un po' la storia, nel senso, io queste scarpe le volevo prendere già da un sacco di tempo, più che altro perché avevo comprato tempo fa il modello alto, però non è un modello che sta bene sul mio tipo di gamba, purtroppo, anche se mi piacciono tantissimo. Quindi quelle le sto rivendendo, tra l'altro se vi interessa, su Vinted, vi lascio il mio account magari qua sotto. E quindi ho detto va bene, mi compro queste basse. Ogni posto dove andavo le cercavo, solo che quando andavo nei negozi non avevano mai il mio numero e io comunque volevo provarle. Quindi visto che bianco e nere classiche del mio numero non c'erano mai, ho provato il modello Dunk Low di un altro colore, una volta appurata che la misura fosse la stessa effettivamente di quelle alte. Infatti le Nike calzano sempre un pelo di meno, infatti io devo prendere il 41 che equivale a un 7 inglese e sono 26 centimetri, quindi se portate il 40 probabilmente è la vostra misura. E poi le ho prese sul sito di StockX, quindi eccole qui. Ovviamente StockX, penso lo sappiate un po' tutti, è uno dei siti più sicuri in questo caso, perché vi controllano la scarpa
ve la autenticano e almeno state sicuri di non prendere sole. Perché vi dico questa cosa? Perché io prima di fare tutto questo giro eccetera eccetera ho provato a vedere appunto su Vinted se qualcuno vendesse questo modello di scarpa. Cosa è successo? È successo che ci sono un sacco di persone che vendono in dei profili che si vede palese che sono profili creati appunto solo per vendere quella scarpa, perché non hanno recensioni, non hanno una foto profilo reale, cioè una serie di cose insomma. Io, presa dalla foga del tutto, ho preso un paio di scarpe da lì per poi rendermi conto che appunto fosse un fake. Quindi questa è la scarpa, prima di tutto è bellissima, cioè non è niente di che, in realtà è la classica insomma, però la volevo troppo così, la volevo proprio così. Quindi praticamente su Vinted sono stata truffata. E perché vi dico questa cosa? Anche se non ho la scarpa in mano, perché praticamente la scarpa è arrivata, cioè non so se sapete come funziona Vinted, ma dovete scegliere un punto di arrivo del pacco, o se scegliete le poste vi arriva a casa, però insomma io avevo scelto il posto dove vado sempre a portare io di solito i pacchi. Il pacco è arrivato, ma non lo andrò a ritirare, proprio perché se non lo ritirate entro un tot di giorni viene rispedito poi al mittente e vi viene fatto il rimborso. Però io sono sicurissima al 100% che quelle scarpe siano fake. Poi dopo vi faccio anche vedere, anche se ci sono diversi video su internet, come riconoscere una scarpa finta da una scarpa vera. Non sono un'intenditrice di Nike, assolutamente no, però insomma due o tre cose le ho capite, le ho imparate. Intanto stavo preparandomi il pranzo, poi mi è arrivato appunto il pacchetto, io mi perdo a fare ste cose. Ah, tra l'altro, in tutto ciò, per favore non fate caso al poster qua dietro, è una storia lunga perché mia madre è andata a Leroy Merlin e ha visto il poster dei BTS, ha detto sì, prendiamola Ilaria, pensando bene che io potessi, non lo so, veramente appenderlo da qualche parte. Quindi adesso, per non rovinarlo, lo sto tenendo così. Però sinceramente non è proprio molto aesthetic, ecco, quindi lo toglierò presto. Queste sono le scarpine. Sono troppo belle, io le adoro. Per vedere se le scarpe sono autentiche, io vi consiglio sempre di ovviamente guardare video, foto di persone che ne capiscono più di voi, tipo sto vedendo il video di questo ragazzo su YouTube ad esempio. Però, come vi ripeto sempre, per questo tipo di scarpe, che ovviamente sono molto richieste, che non sono proprio economicissime, piuttosto spendeteci un qualcosa in più, ma almeno sapete che sono vere, senza fare casini e cose. Almeno non venite truffate come la sottoscritta, che ora, finché la situazione è risolvibile, ok, ma se no insomma è un po' un disastro. Provo a fare qualche outfit con queste scarpe, magari vi faccio vedere anche qualcuno dei vestiti che appunto mi sono arrivati, così vi do una piccola anteprima nell'attesa dell'altro pacchetto. Una volta che sarò lì, sinceramente non voglio comprare troppe cose, perché ho paura anche solo per il ritorno, cioè due mesi, ripeto, sono tanto tempo, non me ne accorgo neanche, ora ve ne parlo così molto nonchalance, ma è tanto tempo. Io purtroppo mi conosco e so che sono una persona che ha l'acquisto molto facile, infatti dovrò stare molto attenta. Sarà una prova in tutti i sensi, sarà proprio una messa alla prova, un'esperienza. Questo è il pantalone bellissimo, che però forse adesso non si vede tanto bene. Comunque è meraviglioso, calza benissimo addosso, veramente. E secondo me con questo tipo di scarpe sta benissimo, perché è un pantalone che può andare sia elegante che appunto sportivo. Mi stavo quasi completamente dimenticando che praticamente i miei zii questi giorni sono in vacanza e, essendo che abitiamo vicini, mi hanno chiesto... Oh, c'è un gatto! Un gatto roscio! Miau. Mi hanno chiesto di ogni tanto appunto passare a controllare la gatta, e mi stavo completamente dimenticando di passare, quindi per fortuna mi sono ricordata. Quindi vediamo la peste. Ciao pestifera, ti vedo, eh? Ora entro. Ciao signorina, quanto siamo belle. Ti sono venuta a fare un po' di coccoline? Sento un odorino malsano, quindi credo di dover fare la brava cat sitter e cambiare la lettierina. Vedo che ci hai dato sotto, eh? Eh? Vedo che ci hai dato sotto. Prima, mentre io cambio la letterina, lei sa. Cosa ti dà zietta? Il lattuccio?
C'è ancora questo da finire. Lo vuoi? Ah, sì. Mi devi far vedere prima, però. Ecco. Ups. Puliamo, che è meglio. Ok, Amelie, lettiera cambiata. Tutto ok. Ora si respira decisamente un'aria migliore. Devo sapere che io ovviamente non sono più abituata ad avere gatti. Ce l'ho avuto. Non so se era il periodo in cui... io già stavo su YouTube. Comunque appunto ho avuto una gattina. Con il fatto che lei usciva, l'hanno messa sotto con la macchina. La mia piccola Perla si chiamava. E dopo di quello poi non abbiamo più avuto gatti ovviamente. E abbiamo preso Gwenda. Lei è molto furbetta. Tra l'altro mi hanno pizzicato. Poi dite, cioè tra brufolini, pizzichi. Cioè ma mi poi pizzica qua. Ti tengo d'occhio Amelie. Ci vediamo domani. Questi giorni comunque è stupendo. Da quando ha piovuto ha rinfrescato tantissimo. Soprattutto la sera. Qui adesso tira un'arietta che voi non avete idea. Cioè fosse così tutto l'anno, ideale proprio. Infatti stasera i miei e mia sorella, perché è venuta col fidanzato, sono andati ad Ariccia, che è appunto una zona qua vicino a Roma, se conoscete, dove ci stanno tutte le fraschette, tutte quelle cose lì per mangiare. Comunque sta macchinetta ha rimesso il filtro perché, cioè, sta cosa non è possibile, l'ho dovuto togliere. Ok, così va decisamente meglio, prima sembrava una maschera. Io ovviamente da brava asociale quale sono, non sono andata. No, sto scherzando, non sono andata perché... primo, non posso mangiare fuori. Lo so, la mia è una vita di stenti, ragazzi. Cioè, apprezzatemi. O così o niente. Già domani appunto devo andare a mangiare il sushi. Quindi nelle diete bisogna fare anche delle scelte. Se no, quando divento una modella di Victoria's Secrets. A me è capitata questa. È finita in questo modo. Sono 00:10. Io sto ancora aspettando i miei che tornino. E ho iniziato a vedere Avvocata Wu su Netflix. Sono già alla terza puntata. Mi sta piacendo un casino. I K-drama sono una cosa troppo carina. Poi qualsiasi cosa dicono, sarà il modo in cui lo dicono, sarà la delicatezza con cui toccano alcuni argomenti, non lo so. Fatto sta che mi toccano particolarmente, tipo terza puntata ho già pianto per 30 minuti di fila. L'attrice che interpreta appunto la protagonista, secondo me ha fatto un lavoro pazzesco. Poi vado a letto perché domani ho la sveglia alle 8 di mattina, visto che devo andare in palestra. Almeno finisco le mie 3 volte settimanali. Buongiorno, come sentite? Sta piovendo. E io devo andare in palestra. Oggi in palestra si sta, che è una bellezza. Cioè oggi che ci vorrei stare tipo 4 ore, non posso perché ovviamente poi ho da fare. Cioè questa praticamente è la parte lady della mia palestra, che è quella insomma per le donnine. C'è una figata, ci sono solo io. Sono appena tornata a casa, mi aspettavo un pacchetto. Ho preso questo qui che è il Manfrotto. Per appunto vloggare in giro. Questo qui è un mini treppiedi. Perché almeno appunto me lo porto in Corea per appoggiarlo nei posti, nei ristoranti. Cioè voglio fare un sacco di tipo what I eat in a day e tutte queste cose. Quindi questo mi serviva. Ok, l'ho montato sulla macchinetta. Devo dire che è un'altra storia. È molto più comodo. Faccio vedere, vedete, almeno lo tenete in questo modo. Almeno non c'è pericolo che metto la mano sul microfono, che non si registra, eccetera. A parte ciò, ora devo togliere la mia tenuta sportiva e andare subito a fare la doccia, perché altrimenti non faccio in tempo a prepararmi. Vedete che la vita è più comoda con un piccolo treppiedi. Forse è meglio se mi metto qui, che c'è un po' più di luce, anche se con la luce è sempre strana. Ho fatto la skincare, ho messo la protezione solare. Mettete la protezione solare, per favore. E adesso inizio il mio make-up. In realtà non vorrei fare una cosa proprio troppo complessa. Però mi serve una cosa, perché volevo provare a fare l'eyeliner in un modo diverso. Per fare questa cosa mi serviva un eyeliner nero così un pottino, che non uso da, non lo so, anni. In realtà lo uso quando trucco altre persone, però non lo uso mai su di me. E poi missione principale è coprire tutta sta roba. Dovrei spinzettarmi le sopracciglia, ma non ho proprio voglia, quindi le lasceremo così e via. Quindi iniziamo con un fondo cushion. In realtà questo qui, che mi piace tantissimo, se lo volete prendere su YesStyle, questo ci sta. È finito. Uso ancora la spugnettina a volte, però proprio il prodotto in sé non c'è più. Quindi, visto che ne ho a bizzeffe, e anzi
Tra un po' me ne devono arrivare altri perché ho fatto un piccolo ordine. Anche se appunto adesso sto per riandare in Corea, quindi questi li trovate, ve li lanciano dietro come niente, ma poi capirete. Credo che userò questo qui, che è della famosa makeup artist. Mi piace tantissimo il pack, tra l'altro, quindi finalmente lo possiamo aprire. Anche questo è effetto glowy. Questo mi pare tipo 8 euro e questo tipo 40 probabilmente, quindi insomma sì, mi aspetto grandi performance. Non so se notate, ma qui c'è scritto Mix and Touch e sembra tipo la texture di un polpastrello. Penso sia per scaricare la spugnetta. È bello imbevuto, devo dire. Il colore anche è giusto, per fortuna. E è tantissimo, mamma mia. Allora, la differenza anche con la spugnetta, devo dire che si sente, cioè è una spugnetta proprio expensive. La copertura media, come la maggior parte dei cushion in realtà. L'effetto che lascia è bellissimo, guardate anche come copre i rossori. Per ora mi piace un casino, poi appunto lo proveremo meglio. Lo volevo provare prima di riandare, proprio perché se mi piace lo ricompro ovviamente. Io uso il colore Fairlight. Poi però mi serve un po' di correttore, che tra l'altro è sempre della linea della signora. Io la chiamerò signora. E ne metto giusto qualche puntina per illuminare, perché ripeto, non voglio una cosa troppo pesante. Questo qui è sempre nel colore Fairlight. Poi uso un'altra spugnetta e lo vado a sfumare. Però aspetto un po' così, intanto si setta. E nel mentre che aspetto, fisso le sopracciglia con un brow gel. Anche se ultimamente le sto tenendo un po' più nature come effetto, quindi non disegno più i peletti e neanche passo troppo la matita. Vi faccio vedere con che prodotto la faccio, ma anche quello l'ho preso in Corea, tra l'altro. Lo potete trovare sempre su YesStyle, probabilmente, perché è del marchio EcoSoul. Intanto mi sfumo qua il correttore. Poi, come sapete, io ultimamente il fondo non lo fisso più, quindi lo faccio come primo passaggio proprio per questo, così intanto si setta bene sulla pelle. E poi uso il blushino. Ultimamente sto sperimentando questo qui, che è uno nuovo di Smashbox, si chiama Hello. Sia per le labbra sia per le guance. Questa qui è la colorazione, si chiama Meitei o Mai Tai. È super, super pigmentato, cioè ne basta, cioè così, ma è già troppo. E poi col dito lo vado a sfumare, almeno mi si scalda bene il prodotto perché è molto pastoso. Il marchio è questo, EcoSoul The Somme. E praticamente da una parte ha il pennellino con la polverina, vedete? E dall'altra c'è la mina. Colorare, diciamo, l'area del mio sopracciglio, che proprio tipo non esiste. Però almeno è un effetto un po' più pieno, vedete? Quindi se avete un bel pelo, se vi piace ovviamente la forma delle vostre sopracciglia, questo è senz'altro un metodo super efficace. Per quanto riguarda gli occhi, vorrei appunto fare questa cosa qui, questa prova. Ripeto, non voglio fare niente di estremo, giusto così, una cosina carina. Poi da quest'altra palettina prendo un colore un po' più scuro e vado qua sotto per delineare un pochino e facciamo il famoso eghiosal, tipo una finta ciccetta, perché letteralmente eghiosal vuol dire ciccetta carina, grasso carino. Sapete perché lo faccio? Perché ho notato che proprio tende ad allargarvi lo sguardo. In realtà ci sono dei prodotti proprio specifici che vendono in Corea per fare proprio questo effetto, tra cui questo qui, che è sempre del marchio di prima, praticamente così. Voi disegnate questa cosa e poi la andate a sfumare con il dito. E poi ovviamente ci sono quelli chiari, che servono per dare il gioco di luce. Mi è appena arrivata una notifica, è vero, oggi è sabato! Quindi esce il nuovo vlog della cosa che stanno facendo i BTS. E oggi toccava a Jin che cucina. Dopo me lo guardo. Adesso non faccio il tempo, purtroppo. Devo fare tutta la questione dell'eyeliner. Ho anche la batteria scarica. Ok, no, ho dovuto cambiare la batteria. E stavo dicendo, questo pennellino mi serve un po' più sottile di questo. Lungo un po' così, quindi mi sa che proverò con questo. Uno pensa, ora questo è antipennelli, e invece no. E me lo lavoro un po' sul tappino. È molto semplice la cosa, dovrei guardare dritta e tracciare la riga, però partendo da qui davanti e tracciando tipo anche il sotto dell'occhio. Quindi è un po' complessa come cosa.
Ok, non è venuto esattamente come volevo, infatti ho dovuto intensificare un po' la parte qua davanti e fare tipo effetto un po' siren eyes praticamente. Ora vado a mettere un po' dei miei glitterini. Il marchio di questi è sempre Ecosol, tra l'altro. Piegaciglia. Allora, lo vado a scaldare un pochino. Lo scaldo un pochino con l'accendino. Quando sento che non è più tanto caldo, vado, almeno mi piega bene le ciglia. E non c'è bisogno che metto le ciglia finte perché oggi non mi va. Però ovviamente state attente a non sciogliere il piegaciglia. Non so se riuscite a vedere, io ho 3 peli in croce, ma così sono molto curvate. Mi piace tantissimo come è uscito il make-up alla fine. Il problema è che ci ho messo più del previsto. Non so se perché era la prima volta. Comunque lo trovo estremamente carino. Saluta! Tanto tempo fa che non sei. Non sei su questi schermi. Stiamo mangiando i nostri sushi. Guardate che belline. Giorgia mi stava dicendo che forse vuole raggiungermi. Eppure dopo alla Giulia mi ha detto di no. Quello degli assaggi, che una certa mi ha detto no, ti porto Amarok, poi però non rimango perché non mangio, non fa niente. Sì, ho detto certo, ti fai 13 ore di volo, poi riparo. Giorgia, almeno vieni una settimana, ci stai 5-6 giorni almeno, dai. Vabbè, una dieta, ma adesso mangio bene. Carne, ora lì fanno i barbie, come va a dire? Se supera la sua paura. All'inglese. Io mi vendo nell'aeroporto, io non capisco. Però inizio. Apriamo almeno questi. Vai. Ho paura. Di che mi vuoi spero dire? Cose belle. Spero cose belle. Ma che fitta. Ma leggi il tuo? Il vostro umore è contagioso. Ma io vorrei qualcosa. Il vostro buon umore comunque. Vabbè, non uguale. Umore a caso. Vedi, è volato via per sempre. Riuscirete ad accrescere il vostro patrimonio. Però nel senso, vabbè, l'importante è che è il mio, poi si è condiviso, insomma. Vabbè, però intanto decresce, c'è chi diminuisce. C'hanno tutta la discografia dei Backstreet Boys, comunque sto volando. Ma è buono, voi lo mangiate di solito. Dai, vai, io lo mangio tutti i giorni. Sono un attimo passata al supermercato. Vi faccio vedere le cose che ho preso perché voglio provare a fare i gelati allo yogurt fatti in casa. Che poi tra l'altro mi avete terrorizzata letteralmente su TikTok, perché ho fatto un video dove mettevo lo yogurt greco nel congelatore. Mi avete detto che tipo non si fa perché si accresce un batterio presente nello yogurt che è dannoso. Ma io lo vedo sempre fare, quindi lo so. Comunque, piccolo svuoto alla spesa. Ho preso le gallette, queste sono tra le mie preferite alla crosca d'avena, sono buonissime. Poi ho preso appunto questi biscotti per usarli come biscotto per il gelato, perché voglio fare tipo un biscotto gelato. Poi ho finito il burro d'arachidi, ho visto questo e non era per niente male perché sono soltanto arachidi tostate. Se leggete negli ingredienti fateci sempre caso che non ci siano zuccheri, oli, cose strane aggiunte. Poi vabbè, ho preso gli hamburger questi qua e le gocce di cioccolato fondente da mettere sempre nello yogurt. Adesso arrivo, mi metto comoda. Visto che a casa non ci dovrebbe essere nessuno, mi metto a vedere altre puntate dell'avvocato Wu. E poi appunto nel mentre che guardo, intanto il gelatino qua si fa. Mi sono struccata così almeno sto più comoda. E ora mi preparo a fare appunto questi gelatini. La cosa bella di tutta questa pratica ovviamente è che ci potete mettere quello che vi pare. Io ci metterò yogurt, noci e gocce di cioccolato. Assaggio in diretta. Allora, c'è stato un piccolo imprevisto perché mi è cascato mentre stavo sistemando la macchinetta. Però è stato circa un'oretta, direi, e si è solidificato benissimo. Sono entusiasta quando faccio queste cose. Purtroppo non sono idee mie, ma vabbè, comunque l'importante è che siamo venuti bene. Buonissimo. Provatelo e poi mi fate sapere che gusti avete sperimentato. Ma questo è gigante. Però è carino da portare, vedi, è una ghiacciaia. No, non lo so, stavo dicendo. No,
un po' orari massacranti. Mm. Sì, forse pagano meglio il deco, sicuramente. Sì. Mi sto sentendo male. Probabilmente abbiamo preso la palla della pizza, ok? Anche se per me non era contemplata pizza oggi, però vabbè. Mia madre e il fidanzato di mia sorella ne hanno mangiati tipo 8 pezzi. Io uno. Un pezzo, ma mi sento di un male pesante, perché non è quella tonda classica. Io adoro la pizza romana, mi piace un sacco. Ma quando prendiamo la pala, vi giuro, ma qua proprio qua rimane ferma. No. Quindi adesso io mi ributto sul divano. Noi credo ci saluteremo qui per questo vlog, così domani mi metto a montarlo e lunedì, appunto, che è, lo starete vedendo. Grazie per essere stati con me in questi giorni. Spero sempre vi faccia piacere vedere i miei video, che vi tengano compagnia, anche se magari siete già in vacanza, dovrete andare o se state a casa. Fatemi sapere con un commentino come sempre. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.